YouTubers, scusate Belin, oggi ho un po' di mal di gola, mi sento diverso, non so. Oggi video dedicato alla nuova pistola secondaria introdotta nella season 5 New Dawn, la BFP 50 Big Frame Pistol, anche conosciuta come Desert Eagle. Oramai diventata un'arma iconica nel mondo del cinema e del gaming, comparendo in centinaia di film come The Matrix, The Last Action Hero o Double Impact, o altrettanti videogiochi tra cui proprio la saga di Battlefield, come Battlefield 4, Hardline e Battlefield Play for Free, dove si è guadagnata la nomea di cannone portatile, o come la chiamo io, Belino portatile. Lo sviluppo di quest'arma è iniziato nel 1979 da una società di ricerca Magnum, e non sto parlando del gelato, con sede negli Stati Uniti. Il design di base è stato poi stabilito e brevettato nel 1983, per poi essere perfezionato per la produzione da Israel Military Industries del 1985. Tra il 1995 e il 1998 la produzione è stata trasferita negli Stati Uniti dalla Sacco Defense, ma è stata successivamente restituita a Israele, dove dal 1998 la produzione è passata all'Israel Weapons Industries, per finire nuovamente negli Stati Uniti dal 2009 alla Magnum Research, una società privata americana che ha preso le redini dello sviluppo attuale. Sebbene popolare nei film d'azione e nei videogiochi, in realtà la Desert Eagle viene utilizzata soprattutto per il tiro al bersaglio e la caccia. Non è una vera e propria pistola da combattimento. Difatti, a oggi nessuna nazione la utilizza ufficialmente come arma in dotazione. E Belin, vorrei anche vedere, dato i suoi numerosi svantaggi, come grosse dimensioni, un peso elevato perché parliamo di 2 kg di arma senza caricatore, ma soprattutto dal suo alto rinculo, questo dovuto anche dal suo calibro, ovvero un calibro 50 Action Express, con una velocità di proiettile di 470 metri al secondo. Belin, in generale, è davvero un'ottima introduzione di questa season, una pistola molto forte negli scontri ravvicinati, con tanti pregi e tanti difetti, rimanendo divertente da utilizzare. Fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, io vi lascio alcuni clip che ho registrato appositamente in questi giorni con questa bestiolina e noi ci vediamo ad un prossimo video. Mi era sembrato di aver visto un camper a bordo mappa. Eccolo qua! Sicuro questo è uno di quelli che mangia la pizza con l'ananas. Come vi dicevo, quest'arma è davvero molto forte, a tal punto che riesce a far saltare in aria un carro armato e farsi una bella quadra kill. Belin, che potenza. Qui abbiamo un'altra persona che mangia la pizza con l'ananas. No, 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 non si fa. In questa mappa mi sento a casa, mi ricorda un po' la mia Genova. Belin, che cecchinata. Metto anche il 4x per mostrarvi che può diventare un cecchino a piacimento. Belin, guarda che headshot! Oh, attenzione! E beccatevi ste focacce! Un'altra dimostrazione di quanto sia un cecchino quest'arma? Oh, un cecchino che viene cecchinato dalla BFP 50. E questo? E voilà! Belin mi si stava paracadutando proprio tra le braccia. Preso un altro. Preso un altro ancora. Why did you want me to say that I love Bellini? Bellini is not Italian food?